Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano aka The Mad Dog. Allora, Neofly, me l'ha consigliato qualcuno di voi un po' di tempo fa, è un programmino free che permette fondamentalmente di effettuare una sorta di carriera nel nostro Microsoft Flight Simulator. Come vedete dalle immagini che scorrono qui in basso, ci viene data la possibilità di andare ad eseguire varie missioni, tra cui appunto missione di emergenza, missione di trasporto cargo, missione di trasporto passeggeri, insomma chi più ne ha più ne metta. Vengono offerte queste missioni ovviamente in base anche all'esperienza che abbiamo all'interno del nostro simulatore, quindi quante ore di volo facciamo, che tipologia di missioni facciamo, che aerei utilizziamo, insomma c'è una sorta appunto di carriera effettivamente all'interno del simulatore, quindi è un prodotto che secondo me potrebbe essere molto molto interessante. Allora, siamo arrivati alla versione 0.3, nelle news qui possiamo, scusate, 3.3 non 0.3, in questa sezione qui possiamo vedere quali sono state le nuove aggiunte di questo programma. Sono stati aggiunti tre profili per il pilota, Custom, Pro e Survival, poi andremo a vedere effettivamente che cosa cambia. Sono state ovviamente aggiunte un po' di cose, ma la cosa effettivamente più importante sono questi profili, perché ovviamente il profilo Custom permette di andare a modificare tutte le impostazioni del nostro programma. Il profilo Pro permette di avere più esperienza e più più ricompense del nostro operato. Ovviamente nella Pro Mode Option comunque è possibile andare a disattivare o attivare alcuni settaggi, quindi ad esempio possiamo disattivare Plane per andare a utilizzare You can use the plane you want in MSFS, quindi fondamentalmente si può utilizzare un aereo qualsiasi, non soltanto quello che possediamo. Possiamo decidere di andare a disabilitare location, quindi poter partire da un posto qualsiasi, non esattamente il posto in cui ci si trova il nostro aereo. Cargo packs, possiamo anche disattivare questo e andare a far iniziare una missione anche se il nostro aereo non rispetta i requisiti di payload o passeggeri. Insomma, varie ed eventuali. Stessa cosa per il survival mode, ma sul survival mode ci viene data un'esperienza e una ricompensa maggiore e ci sono altre opzioni da poter disattivare, quindi sim rate, lo slew, il no crash bonus e il death. Questo del death a me personalmente mi piace molto, perché se attivato un eventuale crash fa morire appunto il tuo pilota e perdi tutta la sua carriera. Mi sembra una cosa comunque molto carina, una sorta di modalità hardcore che però secondo me rende molto più realistico e anche molto più complesso l'utilizzo di questo prodotto. Lo potete scaricare direttamente da qui su More Download. Bene, bisogna scaricare la versione zip o installer, quella che preferite. Io personalmente ho scaricato la zip in modo da poi avere un collegamento diretto senza dover installare nulla, e anche la sezione Neofly Object, che sono necessari per poter ottenere degli oggetti custom 3D che servono magari in determinate missioni. Questo ovviamente è uno zip che voi estraete sempre sotto community, molto semplice, molto leggero, che però appunto serve per utilizzare questo programma. Inoltre c'è anche la guida in varie lingue, tra cui l'italiano, incredibilmente, dove viene spiegato fondamentalmente ogni cosa. È fatta molto bene, io me la sono guardata un po' velocemente, però devo dire che è fatta molto bene, è divisa in sezioni, ci spiega effettivamente dall'installazione iniziale a come si scelgono le missioni, come si differenziano le missioni, come si fanno gli acquisti sul market, come si acquistano gli aerei, l'equipaggio, come si fa l'esperienza. Veramente è fatta molto molto bene, tradotta anche molto bene, quindi è veramente veramente facile andare ad utilizzare questo programma. Adesso poi comunque lo vedremo insieme, ma diciamo che un'idea me la sono fatta. L'ho scaricato appunto anche io giusto ieri e quindi volevo andare a vederlo insieme a voi. Allora, una volta scaricato il programma, noi semplicemente lo andiamo a lanciare. Io mi sono fatto qui, vedete, la cartellina, il collegamento diretto. Allora,
questa è la prima schermata che noi andiamo a trovare. Come col sign possiamo scegliere il nostro nome del pilota, quindi in un caso metto Stefano. Icao, io direi di partire dall'urbe, visto che abbiamo uno scenario free e siamo un cesnino, quindi conviene utilizzare l'urbe. Mettiamo il Cessna Skyhawk G1000 e qui, come vedete, abbiamo la possibilità di scegliere i profili. Ora, per fare un piccolo test, io direi di cominciare con custom, poi eventualmente, se penserò di usarlo, andrò a modificare quello che mi serve. Una volta selezionate queste opzioni, clicchiamo su Add e lui dice che il pilota è stato aggiunto. Clicchiamo su Start e lui dovrebbe avviare il programmino. Eccoci qua. Allora, prima di iniziare vi do soltanto una info in più. Vedete, qui c'è questa barra bianca che sta praticamente sulla mappa, che è un po' fastidiosa. Questa qui si leva in questo modo. Come vedete qui in alto a destra ci sono le impostazioni. Tra le varie impostazioni, la prima è la Bing Key. Questa Bing Key, come si legge dalla guida, serve per andare a togliere, eccolo qui, per estrarre dati da Bing per generare missioni e dati all'interno di YoFly. Sono gratuite, quindi voi potete andare su questo indirizzo qui, creare un nuovo account, compilando quindi i vostri dati con mail e password, dopodiché creare la chiave. Una volta creata la chiave, basta cliccare qui su Show Key all'interno del vostro account, copiare la chiave e inserire la chiave qui dentro e poi cliccare su Save. Io non l'ho ancora fatto perché, ripeto, voglio capire se questo programma mi potrebbe piacere o no, visto che, come sapete, non sono molto avvezzo all'utilizzo di questi programmi, ma semplicemente per un motivo di tempo, e quindi non l'ho ancora fatto, ma eventualmente voi lo potete fare senza problemi. In queste impostazioni, vedete, abbiamo la possibilità di andare a creare un nav data reader, quindi un database con tutti gli aeroporti ufficiali e quelli inseriti nella community del nostro simulatore. E una volta fatto il nav data reader, lanciamo l'update del NeoFly Airports in modo da avere comunque gli aeroporti aggiornati. Quindi, se avete gli aeroporti sotto community, potete tranquillamente aggiornare anche quelli. Io qui ho impostato già il dark mode, così da avere comunque il pannello scuro. In game text ovviamente permette di avere appunto i messaggi testuali anche in game. L'event probability 4.5, scusate, 3 è l'event probability, 4.5 il costo del carburante per gallone sul General Aviation, 5.5 invece per il jet. Autofuel io l'ho lasciato disabilitato. Qui ci sono, come vedete, le impostazioni da poter eliminare o inserire a seconda del nostro stile di gioco. Qui sotto ci sono invece delle cose che offrono loro in più, che sono appunto a pagamento, che permettono di avere sia dei 3D scenari, quindi vedete l'ambulanza, gli operatori sanitari, aggiungere eventualmente eventi o aggiungere anche il Fixed Base Operator, che appunto va a selezionare eventualmente anche vedete, you run the FBOs, so you decide where the mission should be. Quindi è una cosa in più. Offrono dei pacchetti, mi pare che quello più costoso costa $20, quindi niente di particolare. Allora, io direi di fare un piccolo test per capire un po' come funziona questo attrezzo. Quindi, nella sezione missioni, come vedete, abbiamo la suddivisione per ranking che possiamo filtrare, quindi noi siamo cadetti, ci faranno vedere soltanto le missioni dei cadetti. Vedere se la missione fa il matching con il nostro aereo, quindi possiamo selezionarlo come no. Possiamo selezionare eventualmente soltanto le hard surface, quindi non le piste in erba, ma io questo sinceramente ce lo lascio perché potrebbe essere interessante. E qui vedete la lista delle nostre missioni, le possibili missioni. Possiamo anche ordinarle magari per distanza, dalla più lontana alla più vicina, oppure anche per pagamento, quindi quello che ci dà più soldi, o per esperienza, insomma. Possiamo decidere un po' quello che ci pare. Per fare un piccolo test, vedete, io ad esempio direi, un test molto banale,
drop zone, questo nel mare no. Ecco, ad esempio, questo qui è quello che ci permette di fare una missione dall'Urbe a Orvieto, quindi praticamente la missione è land less than 2 nautical miles from queste coordinate qui. Questa icona, che è l'icona emergency, se andiamo a leggere sul nostro manuale, vediamo un po', seleziona missione, vedete qui sono divise anche in tipologie, missioni per cadet, cargo, passeggero, recapito della posta, emergenza. Una missione che richiederà di portare i membri dei servizi di emergenza per prestare soccorso dopo un incidente, dovrai atterrare ovunque entro 3 miglia dal marcatore e si può ottenere un bonus se si riesce ad atterrare molto vicino. Se viene spuntata la casella di emergenza in tempo reale, la missione genera utilizzerà i dati del mondo reale per l'incidente. Va bene. Ok, quindi fondamentalmente noi dovremmo andare da A a B, atterrare il più vicino possibile al punto B, e questa è una missione che appunto potremmo provare a fare. Però, onde evitare di perdere troppo tempo, perché comunque sia con un cesnino anche fare 40 miglia comunque ci vuole, volevo vedere però come si comportava invece l'interfaccia all'interno del simulatore. Quindi adesso vado a prendere qui il nostro cesnino col G1000, andiamo all'Urbe, ci mettiamo su un parcheggio X, per esempio 14, va bene. Le fly condition vanno bene queste, e facciamo fly. Ho soltanto appunto visto che questo volumino si avviava con come doveva. Non ho ancora visto però effettivamente come poi è l'interfaccia effettivamente all'interno del simulatore. Credo che faccia anche il tracking, quindi quella è la cosa essenziale, perché poi andare a vedere effettivamente le coordinate precise non è proprio semplice. Però, quindi andiamo a riprendere qui la nostra missione. Sì, eccolo qua. Qui praticamente bisogna atterrare nel nulla. Vediamo se c'è Only Mission Destination. Eccola qui, Satellite Roadmap. Sì, praticamente atterriamo a fianco alla casa di qualcuno. Però, insomma, potrebbe essere fattibile col cesnino questa missione qua. Eccoci qua, ready to fly. Quindi una volta che siamo all'interno del nostro simulatore, andiamo ad attivare la missione che vogliamo volare, quindi tasto destro fly. Lui ci mette esattamente a Roma Urbe, quindi dove dovremmo andare. Possiamo usare la pista 34 per il decollo. Andiamo a cliccare su Connect and Fly e vediamo un po' che ci dice. Errore dal server. Mi ha dato errore, però poi ha funzionato. Vabbè, non so cosa sia. Allora, MFS Connection ok, Aircraft ok, Airport ok, Motoron ancora no, Parking Brake Set sì, Qualification A, payload 340 due 360, quindi dobbiamo modificare il payload. Ci ha attivato però anche il nostro aeroplanino, il nostro tracking, quindi qui su carico, qui mostra ovviamente, ah beh, qui perché ce l'ho in chili, quindi ovviamente possiamo salire a 50, facciamo così, vediamo se basta. 3,50 ancora no, quindi va salito, bisogna farlo salire un po' di più. Ci proviamo 51, spendo in tempo reale 3,56 e lo ammazza. Allora diciamo 52. Ok, mayday, 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 a plane has just crashed, bring the doctor to the crash site. Ok, è partita anche la cucina, non so se l'avete sentita, che dice abbiamo un'emergenza, dobbiamo portare il medico nel punto di crash, appunto nel punto dell'incidente. Il pelo adesso è corretto, quindi noi andiamo ad accendere il motore
giusto appunto per vedere un po' che cosa succede. Allora, così. Batteria, avionico, beacon, taxi, navigation, strobe, fuel pump lo portiamo su, cabin power lo portiamo su, stacchiamo il warning, accendiamo la mappa, mettiamo il nostro barometro correttamente, perfetto, e accendiamo il motore, quindi start. Eccolo qui. Quindi una volta che il motore è acceso, lui ci dirà che... Vedete anche la voce che ha detto buongiorno, mi porti il più vicino possibile al luogo dell'incidente. Ok, medico a bordo, possiamo partire. Qui abbiamo quindi tutto verde. Una volta tolti i parking brakes, possiamo... Dove stavano i parking brakes? Non mi ricordo. Eccolo qua, release parking brakes. Una volta tolti i parking brakes, mettiamo no parking brake, quindi è tutto verde. Ora, praticamente noi ci dovremmo spostare sulla pista, fare questa tratta qui che lui ci dice, vedete, 47 miglia verso nord. C'era scritta forse anche la prua. Eccola qui, sì, heading 341, quindi praticamente voliamo, partendo da 34, voliamo prua pista per 47 miglia e poi atterriamo vicino Orvieto. Una volta fatta questa missione, ovviamente poi lui ci darà eventualmente le ricompense, l'esperienza che c'è scritta qua. Più si sale con l'esperienza, più ovviamente si fa il... Si possono andare a guadagnare soldi e si fa ovviamente l'esperienza per poter portare, fare missioni sempre più complicate, sempre più lunghe e prendere ovviamente acquistare anche aerei, perché qui sul, scusate, sull'hangar vedete abbiamo soltanto questo aereo qui, possiamo eventualmente andare a comprarne altri, adesso abbiamo soltanto 10.000 dollari, quindi ci serviranno comunque dei soldi in più per andare a prendere più soldi, cioè o meglio per andare a prendere più aerei. Quindi ragazzi, il programmino in questione fa essenzialmente questo. Come avete visto, l'interfaccia è molto semplice, ci dà comunque tutte le informazioni qui nella tabella fly, ci dà veramente tutte le informazioni, sia in testo sul log, sia come avete sentito con la vocetta della signorina. Quindi il pagamento è 10.000 dollari, arriveremo intorno ai 20.000 dollari. Quindi, secondo me, per chi è interessato magari a fare anche delle missioni diverse rispetto a fare sempre il classico volo da A a B, secondo me questo potrebbe essere un programma molto interessante. Personalmente non è il mio stile, nel senso che io rimango fedele alla vecchia abitudine di fare dei voli IFR con i liner da un punto A a un punto B, ma secondo me ci saranno molti di voi che apprezzeranno questo prodotto. Poi comunque è un prodotto free, quindi lo potete provare e vedere se effettivamente può essere interessante per voi. Quindi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, se già lo conoscevate, se già qualcuno di voi lo usa, così mi fa sapere anche come si trova. Se avete dubbi o domande, come al solito, ci sentiamo qui nei commenti. Io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione, passate una buona serata e statemi bene. Ciao a tutti!